Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica. Facciamo un video per la partita di ieri sera, Juve-Cagliari. Allora, parto dal presupposto che io la prima mezz'ora in diretta, l'avete visto chi era in live, non l'ho vista perché DAZN ieri ha dato dei problemi grossi, però dopo sono andato a rivedermela stamattina, io l'ho rivista quella mezz'ora che non l'ho vista perché gli ultimi 10 minuti l'avevo vista. Allora, devo dire effettivamente che il primo tempo è stato un gran bel primo tempo della Juventus. Indipendentemente da chi era la squadra che ci avevi contro, io l'ho detto anche ieri sera in live: quando pareggiamo col Crotone è un disastro, se vinciamo col Cagliari non è successo niente perché hai vinto col Cagliari. Capisco che è la normalità, però. È stata una buonissima partita. La Juventus poteva sicuramente finire una partita 4-5-0, 5-0, 5-0. Ci siamo mangiati dei gol. E devo dire che, insomma, la partita, il primo tempo è stato un gran bel primo tempo. Secondo tempo, non so se hanno tirato i remi in barca, se hanno visto che il Cagliari era proprio nullo. E quindi hanno amministrato il risultato, anche se poi alla fine, verso il 70esimo, adesso non ricordo bene il punteggio, il Cagliari il gol l'aveva fatto in fuorigioco, che c'era fuorigioco. Non mi esprimo su quello che ha combinato Buffon su quel gol lì, ma lasciamo stare. Quando io dico che è un altro da pensionare alla svelta, grazie per tutto quello che hai dato, ma basta Buffon, basta, perché sennò diventi ridicolo, non capisco perché vuoi diventare ridicolo. Cosa succede? Che se tu non entri in campo con la mentalità di ammazzare veramente la partita, perché oggi sul 2-0 la partita non è mai chiusa. Perché se quel gol lì fosse stato regolare, poi giochi con l'acqua alla gola fino al 90esimo. E questo non va bene, è una cosa da correggere. Però, adesso non voglio criticare anche la partita di ieri. Si è vista una buona Juve, si comincia a vedere qualcosa di Pirlo. Insomma, buone trame di gioco, buona intensità di gioco. Primo tempo, ripeto, molto molto buono. E quindi, Pirlo, vai avanti così. E non ti fermare, non ti fermare più. Se devo valutare la prestazione dei giocatori, Buffon lasciamo stare, non lo voglio neanche, perché se no a Buffon gli devo dare 5, perché per quel tuffo che ha fatto lì io gli devo dare 5, quindi gli do senza voto, per rispetto che ho per te Gigi, però ritirati, basta. Stai diventando ridicolo. De Ligt, bentornato De Ligt, un monumento lì in difesa, anche se con tutto il rispetto dell'avversario che ci avevi di fronte, per l'amor di Dio, gli attaccanti avversari non erano mica Messi, Ronaldo e Platini, però insomma, grande De Ligt, buona la partita di Demiral, grande, grande ancora Danilo, ottimo Danilo, Cuadrado un po' sottotono. Arthur, buonissimo primo tempo, grandissimo primo tempo di Arthur. Rabiot, molto bene. Poi chi c'era? Kulusevski, non mi è piaciuto, sinceramente. Io gli do 5,5. Kulusevski non mi è piaciuto. Voglio dare di speranza e di fiducia un 6 a Bernardeschi. Perché, insomma, anche se si è mangiato due gol, però, insomma, non è quello, non ha giocato come ha giocato fino all'ultima volta, diciamo. L'ho visto meglio, molto meglio, l'ho visto meglio. Però non mi monto la testa, era sempre il Cagliari, per l'amor di Dio, devi ancora dimostrare tanto, tanto, tanto ancora. Però, se devo essere sincero, devo essere onesto, è stata una partita degna di giocare a calcio, ecco, sei stato degno almeno ieri di stare in campo, ecco, hai guadagnato almeno la dignità ieri di stare in campo. Ronaldo, immenso, Ronaldo ha fatto il primo gol, bellissimo, però secondo me è stato più difficile il secondo gol perché
si è quasi fermato, tornato indietro, ha fatto un lavoro da fuori classe davvero nel secondo gol più che nel primo. Morata, primo tempo in supporto a Ronaldo buono, secondo tempo sparito anche lui, ma secondo tempo insomma sono spariti un po' tutti. Dybala, anche se è giocato 10 minuti, però 10 minuti un quarto d'ora. Io lo vedo ancora è svogliato. Dybala, ragazzi, io sono convinto che Dybala sa già di dover andare via, perché è l'unica cosa che mi spiego, se no non posso spiegarmi altro. La mia paura è che Dybala vada veramente all'Inter. E mi dispiacerebbe molto, da una parte, dall'altra sarei contento per qualche fenomeno che lo giudica Dybala il male della Juventus, il vero male della Juventus, ormai non se ne può più, quindi io mi auguro che Dybala metta da parte quello che c'è in testa, non lo so, non lo so quello che c'è in testa, e comincia a giocare a calcio. Ma io penso che lui o sa già di dover andare via e quindi non gliene frega più niente. Se poi sa di dover già andare all'Inter, secondo me sta facendo quasi di proposito, da farsi un po' odiare dai tifosi, perché visto che va all'Inter, perché sarà molto criticato se va all'Inter. Però io lo vedo fuori completamente dal progetto. Ahimè, mi dispiace tantissimo, però lo vedo completamente fuori di testa, completamente. Non, lui anche se entra in campo non è in campo. Quindi, guarda, per me è un errore che sta facendo la società. Non recuperare Dybala vuol dire che ci perderai un sacco di soldi, però insomma il giocatore è loro, i soldi ce li rimetteranno loro e si arrangiano loro. Per il resto, ho detto, Pirlo, ho cominciato a vedere qualcosa, sono contento perché sai la stima che sapete, la stima che io ho per Pirlo, sono stato contento quando è arrivato, anche se era un non allenatore, ho detto che avrebbe portato aria fresca e aria pulita. Ovvio, se mi dici Pirlo Klopp, voglio Klopp. Però io di Pirlo ho detto fino a gennaio io non lo giudico, può sbagliare perché ha sbagliato Sarri, sbagliava Allegri, sbagliano tutti. A me Pirlo, io ho fiducia in Pirlo, sarò un pazzo, però io ho fiducia in Pirlo. Quindi Pirlo, vai avanti per la tua strada, fai quello che devi fare e smentisci tutti i critici che hanno detto che tu non sei un allenatore di calcio. Effettivamente fino a ieri non lo eri. Ragazzi, siamo in una brevissima della partita. Va bene così, adesso avanti. Adesso bisogna vincerle tutte, ragazzi, perché abbiamo il Torino, il Benevento. Bisogna vincerle tutte queste partite per poi arrivare verso la fine del girone d'andata e poi alla fine del campionato. Contro l'Atalanta, contro l'Inter, contro il Milan, contro queste squadre qua. Bisogna andarci con fieno in cascina. Quindi, fino alla fine, forza Juve, iscrivetevi al canale ragazzi, iscrivetevi a tutti i canali della Juventus Crew, attivate la campanellina, controllate le iscrizioni, YouTube sta togliendo iscrizioni, mi chiamano amici che sono sempre stati iscritti e mi dicono Gianni mi sono trovato disiscritto dal tuo canale, quindi fatemi un favore, una volta alla settimana tanto non ci perdete niente, quando aprite un video o entrate in live guardate se siete iscritti, se no rimettete l'iscrizione e riattivate la campanellina. Fino alla fine, forza Juventus, buon proseguimento di domenica, ciao a tutti e ci vediamo presto. Ciao ragazzi.